già due volte vincitore della Coppa, il Wolverhampton è gran favorito contro il Leicester, squadra di seconda divisione. I Wolves, questi lupi, sono forti del fuoriclasse Rai. Sul centro dell'ala destra Hancock, il centravanti Pai segna il primo gol. E ancora il giallo-oro di Wright impegnano a fondo e a ripetizione il portiere dell'Leicester. Il biondo Billy fa onore al giallo-oro. È lui ad accendere la miccia del secondo gol. Sul calcio d'angolo Pai lancia di testa l'ala sinistra Mullen, che, scartato un avversario, centra. Wright è pronto a far piovere la palla nella mischia e Pai azzecca il doppietto. Ma i ragazzi del Leicester non si smontano anche di fronte a un passivo così netto. E nella ripresa giungeranno perfino a segnare due irresistibili gol. Uno valido, questo, su brillante e travolgente azione personale dell'ala sinistra Adam e tiro finale del mezzo destro Griffiths. E un altro del mezzo sinistro Crisler, annullato dall'arbitro per fuori gioco. Evitato il pareggio, i Wolves tirano le somme del successo. E il mezzo destro Smith, a conclusione di un'irruente galoppata, segna con una rasa geometria da biliardo. La principessa Elisabetta consegna a Wright la coppa. L'asso dai capelli color miele giura di tenerla da conto, e per un pezzo.